Allora, quinta tappa del Giro d'Italia Ciclocross, siamo ad Ovindoli, dove abbiamo tracciato un percorso di oltre 2.800-3.000 metri. Diciamo che è un vero percorso da Ciclocross, dove ci saranno molte colline, molte contropendenze. Abbiamo un rettilineo d'asfalto di oltre 1.000 metri, dove c'è una salita per andare fino a dentro al paese. E poi si discende sotto nella parte dove si va nella zona d'arrivo. Qui abbiamo tutta la zona dei box dove sono 12 postazioni dove i team cambieranno le biciclette. E consideriamo il fatto che, essendo la quinta tappa, abbiamo iniziato con le prime tappe intorno agli 800 partenti e stiamo continuando ad avere grandissimi numeri. Domenica parteciperanno anche qua la categoria G0 G5, categoria promozionale, dove ci teniamo molto a avere anche i bambini, perché è importante avere i bambini in queste gare di contorno. E ci troviamo in un'oasi veramente spettacolare, dove potete vedere che siamo circondati da montagne, veramente un posto meraviglioso. Ringraziamo la regione Abruzzo, il sindaco di Ovindoli, i suoi assessori, tutte le persone che comunque le strutture alberghiere che siamo stati accolti veramente come a casa. E domenica aspettiamo all'incirca intorno alle 1.000 persone sul campo gara, quindi tempo permettendo dovrà essere un grande spettacolo. Quindi venite a trovarci e assisterete a un ciclocross italo-svizzero.